Ho appena prenotato in questa agenzia viaggi il viaggio che domani andrò in Laos, quindi ultimo giorno in Thailandia. Buongiorno a tutti, sono le 5 del mattino e l'appuntamento è appunto fuori dalla mia guest house che qualcuno mi dovrebbe venire a prendere con, penso, un minivan e per andare fino a Chang Klong, che è l'ultima città della Thailandia. L'appuntamento è dalle 5 alle 5 e mezza, quindi resto qua fuori, fa l'ingresso alla mia guest house e aspetto. Purtroppo non ho il numero di telefono di nessuno e nessuno ha il mio, e quindi non so neanche eventualmente chi chiamare. E aspetterò altri minuti. This is mine. Timbro sul passaporto fatto, 12 marzo 2024. ลูกค้ำแต่ว่าอันว่าอีวัดชุกก็ไม่ใช่ตอนแรกมันหมัดเข่ามาแค้นSono appena arrivato qua al confine, sono ufficialmente in Laos. Ho pagato 43 euro il visto, pagato in euro. Ok, sono arrivato, mi sto imbarcando in questo momento. Sono le 5 e un quarto e sono arrivato adesso al porto di Pak Bang, che è esattamente a metà strada per arrivare a Luang Prabang. Adesso stiamo scendendo dalla barca. Yeah, Marco, yeah. I go by walk. Or by walk? You walk. How much is the tuk-tuk? Free, free, free. Ah, free, free. Okay. The second two is complete. The second one. The black hook, black hook. Okay, I'm going there. Thank you. Okay. Le, on pay, come on, le. Sono arrivato nell'ostello e si va direttamente nel dormitorio, non c'è una reception e mi hanno mandato direttamente in camerata. Vabbè, comunque questa qua è la terrazza, adesso vi mostro il dormitorio. Ho scelto esattamente l'ultimo letto, questo, e ovviamente la vista è questa. Qua dentro c'è il bagno. Diciamo che questa barca, secondo me, eravamo un po' al limite come scam turistico, per il fatto che, vabbè, eravamo più di 100 e è stato bello, però non erano per niente organizzati, sebbene sia una cosa quotidiana, tutti i giorni parte, e c'erano solo instant noodle, overprezzati e patatine in sacchetto, anche quelle overprezzate, e nessuno mi aveva detto che
non c'era la possibilità di acquistare altro cibo, infatti ho mangiato solo quello e bevuto della birra perché non vendevo neanche l'acqua. Quindi la giornata è andata così. Sono quasi sicuro che sia un tipo di corruzione questo qua del visto, perché all'immigrazione al border non mi hanno chiesto niente, mi hanno semplicemente timbrato il passaporto e solo dopo, quando ero entrato in territorio laotiano, un signore così a caso, che guarda caso era il gestore del transfer, mi ha chiesto appunto i soldi, che avrei potuto anche fare a meno, però non conoscendo bene le dinamiche comunque ho pagato, e è a tutti gli effetti una truffa legalizzata, perché secondo me non c'è nessun visto a pagare. Accettavano 40 dollari americani, che ovviamente non vanno al governo ma vanno a chi ha gestito il transfer, quindi vengono intascati da aziende private. Io non avevo dollari americani, ho pagato in euro, mi hanno fatto ovviamente un cambio sfavorevole perché ho pagato 43 euro anziché 40 dollari americani, e il resto me l'hanno dato in Kip, e non mi ricordo il nome, e Lautiani, che quindi 7 euro, perché ho pagato con un pezzo 50 euro, mi ha dato 7 euro in l'equivalente in moneta locale. Sono appena rientrato nell'ostello, ero andato a cena con altri due ragazzi che avevo conosciuto, che erano con me nella barca, e niente, sono in questo paesino che praticamente è famoso solamente per fare stop, perché è esattamente a metà via tra questa città e Luang Prabang, e quindi domani avrò l'altra parte di viaggio. Buongiorno a tutti, sono le 7 di mattina, mi sono appena svegliato con la vista sul Mekong e oggi si fa un altro giorno di navigazione verso Luang Prabang. Si torna in barca, questa qua è la nostra. Fatto il rifornimento di cibo. Sono le 5 e siamo arrivati qua a Luang Prabang, e come potete vedere dietro di me c'è la barca, no, quella, e ci siamo. Sono appena arrivato a Luang Prabang, qua al centro. Sono arrivato con il tuk-tuk che ho pagato 40 kip. Adesso sto andando al mio ostello. Prima impressione della città: piena di polvere,
ho le narici, lo smartphone, tutto pieno di polvere, non so come mai. Vediamo. Comunque devo dire che oggi è andata decisamente meglio in barca. Mi è piaciuto di più, mi è piaciuto molto di più il secondo tratto. Dopo due giorni sono finalmente arrivato, ho fatto il check-in. Adesso è l'ora del tramonto. Come potete vedere alle mie spalle c'è il Mekong. Adesso cercherò qualcosa da mangiare per cenare. Chissà cosa mi aspetterà nei prossimi giorni e grazie per avermi guardato. Ciao!